Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi parliamo del legame ionico che è un legame di forte natura elettrostatica. Quando abbiamo parlato del legame covalente eteropolare, abbiamo detto che è maggiore la differenza di elettronegatività tra gli elementi che si vanno a legare, maggiore sarà la percentuale elettrostatica della molecola. Se ricordiamo l'esempio che abbiamo fatto dell'acido cloridrico, sappiamo che l'idrogeno ha 2,1 come valore di elettronegatività e il cloro circa 3,16, per cui la differenza di elettronegatività è circa 1. Questo che cosa determina? Determina un addensamento di elettrone più sul cloro, che acquisirà in questo caso una parziale carica negativa, diventando quindi un dipolo negativo, e l'elettrone dell'idrogeno è più spostato verso il cloro, per cui l'idrogeno assumerà una parziale carica positiva. Questo va a definire quella che è la polarità di una molecola. Il legame ionico avviene per trasferimento di uno o più elettroni da un elemento meno elettronegativo ad un elemento più elettronegativo, andando chiaramente a generare dei cationi e degli anioni. Quali sono questi elementi più elettronegativi e meno elettronegativi? Vediamo un attimino di ritornare ai concetti di potenziale di ionizzazione e affinità di elettrone. Gli elementi che, in buona sostanza, tendono a perdere molto facilmente elettroni sono gli elementi del gruppo 1A, 2A e 3A. Che caratteristiche hanno questi elementi? Hanno una bassissima energia di ionizzazione, quindi liberano piuttosto spontaneamente il loro elettrone o i loro elettroni e hanno una trascurabile affinità elettronica, cioè nel senso che la possibilità che il sodio, per esempio, possa acquisire un elettrone è piuttosto remota. E vengono definiti come metalli, cioè elementi a spiccate caratteristiche metalliche. Il gruppo opposto si riferisce ai gruppi di elementi, ai gruppi 5A, 6A, ma soprattutto al 7A, cioè gli alogeni. Che caratteristiche hanno questi elementi? Hanno la caratteristica di avere un'alta energia di ionizzazione, cioè nel senso che per strappare un elettrone al fluoro, al cloro, dobbiamo somministrare tanta energia. E hanno una elevatissima affinità per l'elettrone, cioè quindi elementi che tendono spontaneamente ad acquisire uno o più elettroni. Questi elementi quindi sono elementi a spiccate caratteristiche non metalliche. Pertanto possiamo dire in prima battuta che il legame ionico si forma tra elementi a spiccate caratteristiche metalliche con elementi a spiccate caratteristiche non metalliche. Molti testi riportano questi valori, cioè dicono che se la differenza di elettronegatività è maggiore di 1,7, alcuni dicono 1,9, alcuni dicono almeno 2,0, quindi qui c'è anche una sorta di diatriba, dicono che il legame è di natura ionica. Chiaramente nei test, come dico sempre in classe, nei test universitari viene riportato maggiore di 1,7 e voi dovete scrivere maggiore di 1,7, anche se le cose poi in realtà non sono proprio così. Perché le cose non sono proprio così? Volevo dire che chiaramente quando un elemento perde o acquista elettrone va ad avere la configurazione del gas nobile che lo segue o lo precede. Consideriamo per esempio il sodio. Quindi il sodio è un elemento del gruppo 1A, ha 11 elettroni, quindi la sua configurazione sarà questa: 1S2, 2S2, 3, 2P6, 3S2. Che cosa accade? Che il sodio spontaneamente tende a perdere l'elettrone, e quindi diventando un catione positivo e perdendo l'unico, scusate, era 1, 3S1, quindi perdendo l'unico elettrone del 3S, acquisisce la configurazione dell'elettronica del neon, quindi del gas nobile che lo precede. Se consideriamo il magnesio ha 12 elettroni, quindi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. In questo caso il magnesio
tende spontaneamente a perdere due elettroni e quindi anche in questo caso assumerà la configurazione del gas nobile che lo precede come quello del neon. Attenzione, parliamo di configurazione elettronica, ma il numero di protoni sono sempre gli stessi. Consideriamo il caso del cloro, quindi questo vale anche un po' per tutti i non metalli. Il cloro ha 17 elettroni, quindi ha questa configurazione 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Quindi il cloro manca un elettrone per raggiungere la configurazione dell'argon e questi elementi non metalli si dice sono estremamente affamati di elettroni per raggiungere quella che è la configurazione del gas nobile, che in questo caso che lo segue. Ora vi stavo dicendo che spiegare il legame ionico in questi termini non è corretto né sufficiente, in quanto dobbiamo necessariamente fare alcune considerazioni, in quanto a differenza degli legami atomici in cui individuiamo una molecola, acido cloridrico, acqua, metano, eccetera, nel legame ionico invece non individuiamo una molecola, bensì un cristallo. Bene, se noi, non vi voglio tediare, però è importante osservare questi brevissimi concetti, molto basilari, estremamente semplici, per capire un po' che cosa succede quando si instaura un legame ionico. Partiamo dai concetti di affinità dell'elettrone e potenziale di ionizzazione. Noi sappiamo comunque, se non lo sappiamo, lo possiamo dire tranquillamente, che un processo spontaneo è un processo che libera energia nell'ambiente e quindi va a determinare delle sostanze spontanee. E quindi si parla di processi esotermici. Nel caso invece di processi non spontanei, quindi poco favoriti, dobbiamo necessariamente andare a somministrare energia e questi processi vengono detti endotermici. Quindi andare semplicemente a dire il sodio perde, il cloro acquista, ci dice poco. Esaminiamo invece un attimino che cosa accade. Se consideriamo il fatto che il sodio perda un elettrone, vedete, si sviluppano queste kilojoule, che rappresentano quindi una reazione endotermica, cioè io devo somministrare energia perché un elettrone venga perso. Quindi è un processo endotermico e non è spontaneo, proprio perché io devo andare a somministrare energia. Se consideriamo il cloro, cioè l'elemento che acquista l'elettrone del sodio, ci accorgiamo invece che questo è un processo esotermico. Cioè l'affinità elettronica è l'energia che si libera a seguito dell'acquisizione di uno o più elettroni. E vedete che il valore è meno 355, quindi è un processo esotermico e quindi un processo spontaneo. Ora, se noi dovessimo semplicemente rimanere nell'alveo della definizione, ci accorgiamo che alla fine l'NaCl che si forma è sfavorito perché la variazione di energia mi dice che è un processo non spontaneo e endotermico. In realtà le cose non stanno così, in quanto si è visto che la formazione di un legame ionico, e quindi cominciamo a parlare di un cristallo, è un processo spontaneo. Da dove deriva questa sorta di spontaneità? Deriva dal fatto, per due fattori fondamentalmente. Uno deriva dal fatto che nel momento in cui il sodio e il cloro si uniscono tra di loro, vediamo adesso questa figura, si va a generare un reticolo cristallino e il sodio viene totalmente neutralizzato da 6 ioni cloro, cioè ogni sodio è circondato da 6 ioni cloro, che noi possiamo andare a vedere i pallini verdi, così come il cloro è circondato a sua volta da 6 ioni sodio. Quindi che cosa accade? Accade che si genera quella che viene chiamata energia di natura coulombiana, e cioè in base alla distanza, alla carica che hanno questi elementi, in realtà ci accorgiamo che la formazione, attenzione, dell'NaCl è
È un processo fortemente esotermico. Ma questo non basta ancora, perché c'è un altro fattore che subentra, ed è questo. Nel momento in cui si generano queste coppie, questi ioni positivi e negativi, si va a creare un cristallo estremamente stabile. E la creazione di questo cristallo estremamente stabile porta alla formazione di quella che si chiama energia reticolare. Pertanto, la formazione di un reticolo cristallino di cloruro di sodio libera nell'ambiente, vedete, una quantità di energia notevolmente elevata. Questo è importante proprio per il motivo per cui non possiamo noi chiudere la lezione dicendo CL più CL meno si uniscono e abbiamo fatto il legame ionico. No, nel modo più assoluto. Infatti, come dicevo precedentemente, noi quando parliamo di legame ionico non parliamo di una molecola NaCl, per esempio, no? Parliamo bensì di rapporti minimi di cariche NaCl. Il rapporto minimo di cariche, questo è 1 a 1. Se considero il cloruro di magnesio, il loro rapporto è di 1 a 2. Pertanto non possiamo parlare né di coppia ionica né di molecola, bensì di un reticolo cristallino. Con questo comportamento lo possono avere anche gli ioni poliatomici. Se noi consideriamo l'SO4, per esempio, o l'NO3, che sono degli ioni poliatomici legati tra di loro attraverso legami covalenti, anche in caso questi ioni poliatomici possono generare dei cristalli, dei solidi cristallini, come ad esempio il solfato rameico o il nitrato rameico. E sia il solfato che il nitrato, al pari del sodio e del cloro, hanno una una simmetria, cioè un'attrazione di natura sferica, cioè l'attrazione avviene su tutte le, a 360 gradi nello spazio, e non è un tipo di attrazione direzionata come può essere per esempio quella tra l'acido cloridrico e il tra il cloro e l'acido cloridrico. Quindi il legame ionico, parliamo di struttura cristallina che si genera spontaneamente e si forma tra elementi a spiccate caratteristiche metalliche 1A e 2A con elementi a spiccate caratteristiche non metalliche come il 7A. Poi abbiamo una serie di sfumature che abbiamo tra quando si vanno a legare gli elementi. Ora vi faccio vedere questa brevissima slide in cui vediamo quelle che sono le proprietà del legame ionico. Innanzitutto i cristalli che si vengono a formare sono estremamente stabili, hanno una elevatissima temperatura di fusione, sono molto fragili, ce ne accorgiamo se dobbiamo ad esempio schiacciare il sale a casa, perché è terminato quello, il sale fino. Hanno una bassa conducibilità termica allo stato solido, il sale viene utilizzato anche per cucina, no? Per cucinare il pesce soprattutto, e invece hanno una buona conducibilità elettrica allo stato fuso oppure in soluzione. Questo diagramma lo andremo ad analizzare ulteriormente, così capiamo in realtà che non esiste un legame puro ionico, puro covalente o puro metallico. Abbiamo una serie di sfumature che dipendono dagli elementi che si vanno a legare. Bene, io spero di aver spiegato in maniera più semplice il legame ionico. Se vi è piaciuta la lezione, schiacciate un like o iscrivetevi al mio canale.